dal Beat di Milano, presentato l'Oscar italiano del cicloturismo che si terrà a Matera dal 2 al 4 giugno. All'incontro presentato da Peppone Calabrese e Ludovica Casellati hanno partecipato il ministro del turismo Massimo Garavaglia, sentiamo il presidente della regione Basilicata Vito Bardi. Certo, la Basilicata c'è, si vede, e il fatto di essere presente qui alla Beat significa dire qual è l'interesse della regione proprio per il turismo. È una regione che punta molto su questa disciplina e soprattutto è importante essere presenti qui perché questo è un palcoscenico non solo nazionale ma internazionale e quindi consente alla nostra regione di proiettarsi all'esterno, di farsi conoscere e di far sì che tutto avvenga nel modo più semplice, perché l'importante è comunicare. È quello che ho detto poc'anzi quando sono intervenuto in un precedente intervento. Io sono convinto che dopo la pandemia quello che sia importante far capire al turista che non solo è bello ammirare i luoghi, ma ci vuole un coinvolgimento emotivo, nel senso bisogna che il turista conosce anche la gente che popola un territorio, perché facendo riferimento a questa gente si capisce quando sia ospitale, si capisce la storia che c'è dietro, si capisce la cultura che ha un popolo, e tutto questo noi l'abbiamo nel nostro territorio. Quando si abbina ospitalità a bellezze del territorio, credo che si faccia un pandan e ci sia anche uno stimolo e un invito più per invitare le persone, e credo che sia una manifestazione importante per un territorio per far scoprire in modo semplice quelle che sono le bellezze del territorio. Noi ci stiamo puntando molto, abbiamo dei luoghi bellissimi da poter far vedere e ritengo che sia un'occasione anche per vivere il turismo in modo diverso, non in modo caotico, ma in modo lento, in modo da poter far meglio apprezzare tutte e solo le bellezze dei luoghi. L'abbiamo incastrato, cioè nessuno sapeva niente. Intanto io come Presidente della Regione porto il saluto innanzitutto al Ministro. Abbiamo avuto, nella nostra terra si conosce molto di più il nome Basilicata, ma si conoscono poco i contenuti e quindi... Grande soddisfazione anche dal sindaco di Matera, Domenico Bennardi. Sì, Matera protagonista nella 7ª edizione dell'Oscar appunto del cicloturismo. E il Comune di Matera è coorganizzatore, offrirà servizi oltre che supporto finanziario, quindi logistica, per una visione di turismo che deve essere ovviamente sostenibile, lenta, come quella sulle due ruote ci permette di fare. Quindi è importante andare avanti anche però con le infrastrutture, con i contratti di fiume, fare in modo che anche la città possa dotarsi di aree per il turismo in bicicletta. Però questa intanto è una grande opportunità per avere i viaggiatori sulle due ruote, i viaggiatori del cicloturismo, e quindi è l'occasione per rilanciare questo settore per tutto il territorio provinciale e cittadino. In conclusione, sempre per l'Oscar italiano del cicloturismo che si terrà a Matera, il presidente della provincia di Matera, Piero Marrese. Ospiteremo la giornata centrale presso il Palazzo Malvini Malvezzi, sarà un'occasione per non solo per attestare il lavoro fatto in questi anni e per poter promuovere una grande opportunità di crescita turistica per il nostro territorio, ma anche per poter fare un pochino il lavoro e continuare a fare programmazione sull'impegno che deve vedere uniti regione, provincia e comune nel poter realizzare ambiziosi progetti che possano creare opportunità sul nostro territorio, come ad esempio il collegamento Matera-Diga di San Giuliano, Matera, utilizzare la vecchia ferrovia Apro-Lucana che metta in collegamento e poi dando la possibilità di poter andare in bici da Matera, collegare buona parte della provincia di Matera e tutta la fascia ionica del Metapontino, che è la culla della Magna Grecia. Un lavoro sinergico importante che ci vedrà protagonisti nei prossimi mesi.